Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti nel giorno del festival. Già, le scorse puntate abbiamo un po' divagato, abbiamo salvato, diciamo, sia il percorso di Yuri sia il percorso di Natsuki e in precedenza quello già di Sayori. Ma è il giorno del festival, dobbiamo scegliere un solo percorso. E beh, a prescindere da quale sceglieremo, ci sarà uno e un solo finale. Andiamo a vederlo. Eccoli qua, i nostri tre salvataggi: Sayori, Natsuki e Yuri. Per ovvie ragioni abbiamo iniziato con quello di Sayori, finiamo con quello di Sayori. Ma c'è da dire una cosa, Rigiocando DDLC Plus, ho riscoperto e apprezzato maggiormente di più il percorso di Yuri e di Natsuki di quanto non avessi fatto la prima volta. E nonostante comunque Sayori sia uno dei miei personaggi preferiti assolutamente, devo rivalutarle tutte. Sono tutte ugualmente molto belle come storie, sono tutte fantastiche come ragazze, esteticamente mi sono sempre piaciute tutte e non ho più preferenza, diciamo. Sono tutte ugualmente buone, sono tutte ugualmente valide e sono tutte ugualmente problematiche. È il giorno del festival, almeno oggi mi aspettavo che Sayori fosse pronta ad andare a scuola, ma non risponde al telefono. Ho pensato se passare da casa sua per svegliarla, ma mi è sembrato esagerato. Ormai i preparativi per l'evento saranno quasi completati. Lo striscione che ho preparato con Yuri è asciutto ormai, l'ho arrotolato con delicatezza e l'ho portato con me. Mi ha mandato un messaggio gentilissimo per ricordarmelo e l'ho rassicurata. La cosa strana è che io e Natsuki probabilmente viviamo l'evento allo stesso modo. Non vedo l'ora che sia finito, così potrò passare del tempo con Sayori e Yuri al festival. Poverina Natsuki. Nella storia di Sayori, Natsuki comunque, diciamo che è dalla nostra parte, bene o male. Era Yuri che non gli interessava le nostre poesie e bene o male abbiamo scelto lei giusto per dare un po' più di completezza al tutto, ma dal dire che io e Natsuki non abbiamo un rapporto anche solo di confidenza mi sembra strano. Ma conoscendo Monica sono certo che l'evento sarà fantastico. Geko, sei il primo. Grazie per essere qui così presto. Strano, pensavo che almeno Yuri sarebbe stata qui ormai. Monica sta distribuendo gli opuscoli sui banchi della classe. Devono essere quelli che ha preparato con le poesie del recital. Alla fine ho trovato una poesia online che pensavo piacesse a Monica e l'ho inviata. Certo che tutta sta parte senza un filo di musica ti dà proprio quel senso già anticipato di cosa sta per succedere. Reciterò quella. Strano che tu non abbia portato Sayori con te. Già, è di nuovo rimasta a letto fino a tardi. Che sciocca. In un giorno così importante avrebbe dovuto impegnarsi un po' di più. Ma ricordo cosa mi ha detto Sayori ieri. E subito rimpiango le mie parole, sapendo che non è così semplice per lei. La forza dell'abitudine. Ma forse avrei dovuto passare da lei a svegliarla. Dovresti assumerti la tua parte di colpa, Geko. Cioè, soprattutto dopo quello che vi siete detti ieri. L'hai piantata in asso stamattina, sai? Quello che ci siamo... Monica, sai di cosa abbiamo parlato? Ma certo, dopotutto sono la presidentessa del club, ma... Balbetto imbarazzato. Sayori gliene ha parlato così presto. Prima di andare avanti, sarei curioso di vedere cosa dice di noi che abbiamo rifiutato Sayori. E carichiamo quello di Natsuki. Sono riuscito a portare tutti i cupcake, tenendo in equilibrio due vassoi uno sull'altro. Natsuki sta già mandando messaggi a Rafika, ma ho le mani occupate e non posso rispondere. Ecco, già questa è una differenza. Dovresti assumerti la tua parte di colpa, Geko. Cioè, soprattutto dopo quello che vi siete detti ieri. L'hai piantata in asso stamattina, sai? Quello che ci siamo... Monica! Strano. Mi aspettavo almeno qualcosa di un po' più... non lo so, diverso, almeno questa parte qui. Ah, ecco, di come di fatto l'ho respinta quando si è dichiarata. Così passo davvero per crudele. Ma io so cos'è meglio per lei, giusto? Ti direi di no, ma penso che tu lo sappia. Non conosci tutta la storia, perciò... Non preoccuparti, credo di saperne molto più di quanto credi. Eh? Monica è gentile come sempre, ma quella frase mi ha dato un brivido lungo la schiena.
Sì, effettivamente sembra la migliore amica della ragazza che è stata rifiutata, che comunque non ce l'ha con te, però ti punzecchia proprio. Sei uno stronzo, lo sai. Va bene, torniamo alla storia principale. Del fatto che stiamo assieme. Non volevo ancora parlarne con nessuno. Ehi, non conosci tutta la storia, perciò non preoccuparti, che devi saperne molto più di quanto credi. Eh? Ok, questa parte è uguale. Ehi, vuoi dare un'occhiata ai libretti? Sono venuti proprio bene. Fammi vedere. Prendo uno dei libretti sui banchi. Sì, sono davvero belli. Con cose come queste, tutti prenderanno il club sul serio. Sì, lo pensavo anch'io. Sfoglio le pagine. La poesia di ciascun membro ha una sua pagina, con uno stile quasi professionale. Riconosco le poesie di Natsuki e Yuri, sono quelle che abbiamo provato insieme. Questa cos'è? Passo la poesia di Sayori. È diversa da quella che aveva provato. È nuova, non l'ho mai letta prima. Esci dalla mia testa, 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 esci dalla mia testa. Esci dalla mia testa prima che io faccia quel che so che è meglio per te. Esci dalla mia testa prima che ascolti tutto quello che lei mi ha detto. Esci dalla mia testa prima che ti mostri quanto ti voglio bene. Esci dalla mia testa prima che finisca di scrivere questa poesia. Ma una poesia non finisce mai. Smette solo di muoversi. Che poi, da un certo punto di vista, esci dalla mia testa prima che ascolti tutto quello che lei mi ha detto. Si può intendere la testa come benissimo qualcun altro, no? Ah, che storia è questa? Leggendo la poesia sento un peso allo stomaco. Geco, cosa c'è che non va? Oh, niente. Questa poesia è completamente diversa da ogni altra cosa scritta da Sayori. Ma soprattutto, ho cambiato idea. Vado a chiamare Sayori, perciò... Ah, bene, perfetto. Cerca di non metterci troppo, ok? Ha un peso totalmente diverso rivedere tutto ciò adesso. Con la consapevolezza, ma soprattutto con la ricerca del dettaglio, come lei che sorride, è terribile. Esco subito dall'aura. Non correre troppo, cioè lei è come se facesse finta di non sapere cosa c'è su quel libretto. Dice Monica alle mie spalle. Accelero il passo. Ma che mi è preso? Dovevo fare di più per Sayori. Non è questa gran cosa aspettarla, almeno, o aiutarla a svegliarsi. Anche un gesto semplice come accompagnarla a scuola la rende davvero felice. E poi, ieri l'ho detto tutto, sarebbe stato come sempre. È tutto quello di cui ha bisogno ed è quello che voglio darle. Arrivo a casa di Sayori e busso alla porta. Non mi aspetto che risponda, visto che non risponde neanche al telefono. Come ieri, apro la porta ed entro. Sayori? Certo che ha il sonno pesante. L'emozione mi stringe la gola. Non riesco a credere di essere in questa situazione. Neanche io. Svegliarla a casa sua è proprio una cosa da fidanzati, no? Vorrei leggere la controparte di... cosa direbbe se invece l'avessimo rifiutata. Certo, il mio cuore non sta battendo come la prima volta... Se vi ricordate, tra l'altro, quando... Piccolo trivia, quando ho avvicinato il microfono così al cuore, avevo ancora il Blue Yeti e in questo punto c'era il tasto che spegneva il microfono, infatti ho mutato per sbaglio. Però il mio cuore si sentiva in quel pezzo. In ogni caso, sento che è la cosa giusta. Fuori dalla camera di Sayori, busso alla porta. Sayori? Sveglia, sciocchina. Nessuna risposta. Non voglio davvero entrare in camera sua in questo modo. È una violazione della privacy, ma non mi lascia proprio scelta. Non voglio rivivere questa scena. Apro la porta piano piano. No. Sayori? GameScript Chapter 5. È terribile di nuovo. Ma cosa? È un incubo questo. Deve esserlo. Questo non è reale. Non è possibile che sia reale. Sayori non lo farebbe. Dispiace contraddirti. Tutto questo era normale fino a pochi giorni fa. Per questo non riesco a credere ai miei stessi occhi. Trattengo un conato di vomito. Soltanto ieri ho detto a Sayori che sarei stato con lei. Le ho detto che sapevo il meglio per lei e che tutto sarebbe andato bene.
e che lì c'è un punto e quella E non è maiuscola. Allora perché? Perché l'ha fatto? Come ha fatto a sbagliarmi così? Dove ho sbagliato? Dichiararmi a lei? Non avrei dovuto dichiararmi. Non era di quello che se io aveva bisogno. Mi aveva anche detto quanto le pesassero le attenzioni degli altri. Perché mi sono dichiarato facendola sentire ancora peggio? Perché sono stato così egoista? È colpa mia! L'avresti detto anche se l'avessi rifiutata, quindi. Uno sciame di pensieri continua a ricordarmi come avrei potuto impedirlo. Se solo avessi passato più tempo con lei, l'avessi accompagnata a scuola e fossi rimasto suo amico come sempre, allora avrei potuto impedirlo. So che avrei potuto impedirlo. Al diavolo il club letterario, al diavolo il festival. Ho appena perso la mia migliore amica, quella con cui sono cresciuto. Ora se n'è andata per sempre. Non posso fare nulla per riportarla indietro. Questo non è un gioco. Non posso resettare e provare un'altra strada. Avevo una sola possibilità e non sono stato attento. E ora mi porterò dietro questo senso di colpa fino alla morte. Niente nella mia vita vale più della sua. Eppure non sono riuscito a fare quello di cui aveva bisogno. E ora non posso più rimediare. Mai più, mai più, mai più, mai più, mai più. Fine. Terribile. Terribile, 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 terribile. Nonostante tutto. Scusate, c'era una mosca in camera mia. Ovviamente il file di Sayori è stato sostituito dall'immagine combinate tutte e tre. Cosa succede se però carico una partita? Errore, file chapter Sayori, file mancante danneggiato. Il file salvataggio è danneggiato. Avvio nuova partita in corso. Mi dispiace, ma non è quello che voglio fare per ora. Abbiamo sbloccato ovviamente una nuova immagine. Strano, avevo pensato che fra le immagini ci fosse anche la poesia esci dalla mia testa. Strano, ma non c'è. Il primo bozzetto della terza immagine di Sayori. In seguito è stato specchiato, perciò l'immagine finale è l'unica con il fiocco di Sayori all'altro lato della testa. Oh. Atto 1, tenente al caricare il file di salvataggio dopo la morte di Sayori. Bello però questo angolo. Bello anche questo angolo. Mi piace molto, molto, molto. Ti dirò che quasi mi piace più questa angolazione, perché lei c'ha il vestito scolastico qua. Sembra quasi una cosa aggiuntiva di più rispetto all'immagine normale. Ma ormai l'abbiamo persa. E ovviamente abbiamo sbloccato una nuova musica. Sayonara. Direi di lasciarla in sottofondo, visto che ormai chiudiamo l'episodio qui. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, Sayori. Ciao a tutti.